Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague Eccoci qua ragazzi, allora partiamo oggi con questo bel nuovo gioco GDR. Lui lo starto proprio con voi. Kingdom Come Deliverance, vediamo un po' com'è. Dato che lo stiamo aspettando però da un bel po' di tempo, sembrerebbe uno di quei GDR fatti bene, quei bei GDR di una volta. Con la grafica di oggi però. Intanto vediamoci l'intro. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long, unsuccessful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. Ok ragazzi, eccoci qua. Io l'ho provato appena 5 secondi, quindi non so assolutamente quello che mi aspetta, so solamente che ha una bella grafica. Io ho una GTX 1060 6 GB di RAM, dovrebbe tenerla abbastanza bene. Ho un anno il computer, cioè dovrebbe guardare abbastanza bene, quindi facciamo una nuova partita. Vabbè, rifacciamolo dall'inizio, tanto non ho praticamente fatto niente perché ho appena messo fuori il naso fuori di casa. L'inizio del XV secolo si rivelò un'epoca di notevole fermento per il Sacro Romano Impero. Dopo il florido regno di Carlo IV, il trono di spade sarà. L'indolenza di Venceslao suscitò l'ostilità di molti, sì, più veloce, che leggo meglio. Vabbè. Niente. Minchia, la grafica. Cioè, così veramente la grafica? Cioè, così la grafica, no?
1403. In name of deliverance. Bello. Mi ricorda un po' gli Hobbit. Bello, ti piace il gioco. Intermercato. Dio vi benedica, a voi. Gafo. Si diceva già Gafo all'epoca. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Oh. Oh. Get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Mm-hmm. Henry! Get up now. There's work to be done. Miska minchia. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Ma se siamo nel medievo, se non combatti cosa fai? You've been at that play again, haven't you? You better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Don't worry, it wasn't that. I just scratched myself, is all. Well, che lavoro di mano sopraffino. Really do get hurt. Now get up, you rogue. Sì, comunque so io. Missione avviata, una visita in attesa. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Non lo so, signora mamma. Le prime due scelte di questo dialogo determineranno le caratteristiche base del tuo personaggio. Se non ti soddisfano, non preoccuparti, ogni attributo può essere sviluppato senza limitazione. Bello, già mi piace. Il senza limitazione a me piace. Solo due chiacchiere e dialogo, quindi possiamo sviluppare il dialogo, l'agilità, la vitalità e la forza. Dato che a me mi piacerà, lo vorrei impostare questo personaggio sul combattimento spudorato e praticamente un ammazzare un po' chiunque e rubare un po' chiunque. Quindi direi che agilità ci starebbe bene, ma mettiamo agilità, dai. Dancing? Sì. With Bianca. Con Bianca. Ah, that's why you're tired. But you'll still have to work today. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. Okay. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious looking character with a sword who turned up in town recently. Perché dovrei interessarmi di spare duelli? Dialogo. Mattias mi ha insegnato a usare l'arco, vitalità e forza. Io farei agilità, che mi piace usare l'arco, che all'inizio la distanza secondo me è l'unica salvezza. Mattias was teaching me archery.
archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment? Frodo è un altro argomento. Where did you get a bow anyway? Frodo. Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Promise. I promise. Obiettivo avviato, vede tuo padre. Quindi diciamo, ho visto i miei amici, possiamo continuare a chiacchierare, ho fame. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table, help yourself. Grazie mamma. Papà è arrabbiato con me? He's angry with me for sleeping late. He's not happy. Yesterday you promised him you'd help finish that sword for Sir Radzik. He's not as young as he was. And you know how his joints pain him. He's too proud to complain. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. I hope they're wrong this time. It's looking like such a nice day. Va bene. No, ti serve aiuto se devo andare già da mio padre. Vado da mio padre. Allora, intanto mangiamo. Mela. Mela. Qui va bene, avanti. E tutte le cose. Panino. Quello che è questa, una sacca di soldi per caso. Bella, ecco, a me questa cosa che ti puoi sedere e guardarti intorno mi piace da morire. Perché in molti giochi GDR ti siedi, sembra una cavolata. Ah, inventario. Ah, questo è l'inventario, qui abbiamo tutto, poi si suddivide in armi, armature, cibo, oggetto chiave e altro. Questo l'avevo già visto. Giocatore, attributi, qui ci sono i nostri attributi, infatti abbiamo 3 di agilità. Perché 3? Se avevo fatto 2. E arco, vabbè. Battaglia niente, quindi noi lo impareremo giocando. Reputazione niente, perché ancora non abbiamo fatto niente. Poi cavallo niente, missioni, qui possiamo vedere le nostre missioni. Una visita in attesa. Nonostante la primavera avesse appena bussato alle nostre porte, quel giorno ho dormito fino a tardi. Perché la sera prima ero rimasto a festeggiare e non è stato un risveglio gradevole. Devo andare da mio padre, gli ho promesso di aiutarlo al lavoro. Poi dobbiamo anche esercitarci con la spada e... ok. Di un mercenario... Ho iniziato a esercitarmi con la spada sotto la guida di un mercenario giunto a Scalica. Di recente, mio padre e mia madre non devono scoprirlo. Perché per qualche strano motivo non vogliono che impari a difendermi da solo. Mi sono procurato un brutto taglio durante le lezioni di ieri, ma oggi abbiamo un nuovo appuntamento alla Biveria, quindi dobbiamo entrare nel nostro padre e andare alla Biveria. Quindi ci andremo. Vai da Ciopatre. Ah, qui ti dice anche buona questa cosa della mappa che ti dà subito la missione, non devi andare a cercare. Codex cosa sarebbe? Ah, ti spiega un po' tutto, poi questo lo leggeremo piano piano. E allora io sono uno che a me non piace molto leggere, però io di questo gioco mi sono ripromesso di farlo bene fino in fondo e voglio leggermi tutto. Ok, piano piano leggeremo, non stasera, non muoio. Could do with a bite to eat. Allora. Basta, non basta sederti. Puoi alzarti. Io volevo prendere, c'era altre. Vabbè, lasciali io. Se ti devi se. Un formaggio buono. Bello, comunque ragazzi c'è una grafica meravigliosa, sembra davvero di esserci dentro. Qua. Chiodi per Teresa. Vabbè, prenderemo chiodi. Li possiamo dar noi chiodi per Teresa?
che il fabbro faceva anche i chiodi. Oh, chi è? Marjorie. Qua? Ah, qui è il rifornimento, qui rubo tutto. Posso? Marjorie, posso? E io molto probabilmente dovrò affrontare un lungo, perché mi serve sempre questa tutte le volte? È necessario? Quando prendo dentro i contenitori mi si apre sempre. Vabbè, io piglio. Madre, è entrato qualcuno, ha rubato tutto, non c'è rimasto più niente. Allora ragazzi, sono arrivato fino a qui. Da qui in poi non so più niente, quindi vi potete immaginare quanto ci ho giocato? 5 minuti. La zuppa. Mangia dalla pentola, come il maiale. Buono. Oh. Comunque è bello rubare nella propria casa. Per saltare. Ah, ok, sei saliti i tasti di tutti i GDR. Ma questa è tutta casa. Le pecore, che spettacolo! No, abelline. Ma questa è tutta casa nostra, madre? Ma questa forse è una strada. E laggiù c'è un soldato. Correre, ok. Grazie. So, purtroppo il difetto di giocare i GDR, che sono talmente curioso che non faccio mai quello. Qui si raccogli tutte le informazioni relative alle missioni. Per la completezza di queste sono indicate sulla mappa. Sì, ok, ma io volevo andare un po'. Mazza, mi si concio. Oh. Non possiamo interagire con chiunque. Hey. Vaffanculo. No, no, non mi era già venuto in mente di rubare un cavallo come Skyrim. Ah, qui abbiamo anche un bel castello. Che figata, io adoro i castelli, ragazzi. Sono stato tempo fa, hai scoperto Mola. Buongiorno, signor Mola. No, forse Mola è l'attrezzo. Ah, ciao Alessandro. No, grafica meravigliosa, oh, sembra vero. La bella anche sto castello qua. Grafica, veramente ti sembra di esserci dentro. Bello. Poi vabbè, a me il Medioevo mi piacciono i castelli. Quindi questo allora è mio padre. Com'è andata la live, Alessandro? Visto? Non sento niente se batti. Visto che è andata bene la live, Alessandro. Ci sono un sacco di persone. Allora intanto andiamo, questo dovrebbe essere il mio padre. Comunque anche sulla bussola ti segna le missioni, molto utile perché perdersi nei GDR è veramente fastidioso. Padre, parliamo col padre. What's the matter with you, man? Didn't you hear me calling? A volte per raggiungere i propri obiettivi è necessario ricorrere alla persuasione. Quando parli con gli altri hai spesso possibilità di scegliere quale impressione fornire. Spettacolo. Puoi ricorrere semplicemente al dialogo. Il suo valore è tuttavia influenzato dalla reputazione nei tuoi confronti dell'interlocutore. Spettacolo anche questo. Nel Medioevo il proprio status sociale era determinante. Ecco, di qui sono un barbone. Di conseguenza la qualità dei propri indumenti, la cura della persona, figata, la reputazione hanno un notevole ascendente sul modo in cui gli altri si rapportano a te. Ha un bruttissimo cappello. Non l'ho visto neanche il cappello. Se il tuo aspetto è minaccioso, le persone avranno timore e a incrociare il tuo sguardo e saranno più propense ad affidarsi a incarichi pericolosi. Figata, su questo elemento influiscono soprattutto il livello della forza e l'aspetto deterrente di armi e equipaggiamento, ma vengono calcolati anche altri fattori come eventuali macchie di sangue sui vestiti. Vabbè, ma le macchie sul vestito, le macchie di sangue possono essere anche le mie, cioè, m'hanno menato.
Esiste sempre la possibilità di lasciare che sia il denaro a parlare, è sufficiente trovare una somma che soddisfi entrambi gli interlocutori. La corruzione, figata anche questa, quindi io quando parlo con mio padre posso dire: padre, non mi far fa niente, tieni, ti do due fiorini e vai a casa. Forse non funziona con il padre. In determinati casi puoi provare altre abilità di Harry, come il cavallerizzo. Non conta solo il metodo di persuasione, ma anche l'offerta specifica. Perché affidarsi alla propria caratteristica più sviluppata non è sempre la scelta migliore. Scegli con cura le risposte di Harry. Quindi qui, a quanto pare, qualsiasi cosa noi facciamo, diciamo, o come ci presentiamo, oppure la nostra reputazione verso una determinata fazione, cambia. Il che mi piace, sta cosa. Scegli l'approccio in base all'interlocutore, non sarà semplice intimidire un energumeno, per quanto possa essere elegante. A volte la nobiltà non serve a niente, ok, in sostanza alle abilità di Harry è associato un valore universale. È ottimo, cioè praticamente se te ti vesti da nobile e vai a giro che c'hai soldi, che sei ricco, che sei figlia del papi, praticamente se un energumeno te vormena, te mena, e non gli frega niente se te sei vestito bene. Invece in altre situazioni, per esempio se vai, che ne so, chiedi udienza al re di un castello, magari vestito da nobile, cambia il discorso. Bellissimo. Ma relativo a quella controparte, puoi visualizzare i valori di ciascuna capacità sotto la relativa icona. Le tue sono sempre visibili, mentre quelle interlocutori sono consultabili solo se è una persona che conosce approfonditamente, figa anche questo, se sei in grado di leggere le persone, capacità. Quindi puoi capire le abilità della persona se la conosci, se non la conosci giustamente non lo capisci. Ma è bellissimo, cioè se è veramente così, che è veramente tutto intricato così, è veramente bello. I suoi risultati non influiscono solo le caratteristiche, ma anche fattori come reputazione. Se sei sporco o sanguinante, se non riesci ad avere la meglio su un mercante, sul piano dialettico, puoi avvelenarlo, minchia, per ammorbidire la sua resistenza alla persuasione. Sì, quando è morto non è che... Va bene, allo stesso modo una guardia isolata dai comunitoni può essere più semplice da intimorire. Spettacolo queste cose. Veramente, sì. Proprio quello che uno vorrebbe da un GDR non l'ha mai avuto, fondamentalmente. E infatti qua possiamo dare la risposta. Ho avuto un contrattempo, scusa, sono stato a dare un'occhiata in giro, non sono il tuo schiavo. No, vabbè, ho avuto un contrattempo, dai, che non sono il tuo schiavo. Well, it's no great tragedy. Beh, anyway, we have a lot of work to do today. I'm finishing the sword. È sempre mio pace. And I need your help. With what? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, okay. That drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure I'll be happy to hear it. Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the cross guard for a Sir Radzik sword, which I had engraved in Sassau. You want me to go and pick it up? All right. Money, charcoal, cross guard. Got it. And ale. Ale. Stop off at the tavern on your way home. I know you'll be going there anyway to see that girl of yours. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, so make sure Bianca draws me a nice cool one. No. Run along now. Work won't wait.
Io voglio fare l'assassino ladro. Non ho intenzioni di... Padre, ma se ci infilo la testa, che dici? Brucia? Non mi risponde. Allora, noi dobbiamo fare un sacco di cose. Dobbiamo andare dal Briao, per quello che ho capito. Allora, ritira... No, questo lo facciamo dopo che lo vedo più complesso. Compra la birra, che poi dal... E dobbiamo fare anche quel discorso della lezione di scherma. Quindi, però io volendo, se io faccio così, missioni, voglio fare quello della lezione di scherma prima, perché magari se devo dare due calci, se faccio prima questo è meglio, no? Lezione di scherma, la E, compro la birra alla taverna. Però compra la birra alla taverna è un'altra. Quindi è questa qui sotto che non me la dà. Io volevo fare la B prima. Allora andiamo a riscuotere perché io non ho soldi. Non penso di avere soldi. Quindi la C è quella del Briaone, regola. Sì. Allora vediamo un po'. Se io picco così, no, ci devo andare a piedi, ok. Pensavo ci fosse già un Pablo, ma insomma ti garba sto gioco qua, come lo vedi? Non so come mai Alessandro la tua live mi bufferava, non riuscivo a vedere niente. Bufferava tantissimo. Mappe devo. Cioè sono fatti bene anche i cavalli, eh. Sono anche tenuti bene. Io non credo che... Il posto peggiore per dove stare il cavallo è qua, perché ti tira una zampata, ti ammazza. Io l'ho avuto i cavalli, quindi insomma... Posso dirlo. Il miglior posto dove stare quando sei vicino al cavallo è sulla spalla, perché sulla spalla lui difficilmente con i zoccoli ti prende. Questo è il posto peggiore, anche qua di lato ti prende benissimo. Quindi comunque belli i cavalli, fatti bene. Allora, è qui? È lui? Spero sia lui, perché sennò vado a picchiare qualcuno e magari... Ah, apro così di netto. Le persone non amano chi si introduce dove non dovrebbe. Se entri in abitazione altrui riceverai inizialmente un semplice avvertimento. Se vieni sorpreso dal corpo della guardia di un castello invece verrai arrestato... Oh, scusi. Arrivederci! Ma allora dov'è il farabutto? Ah, è questo? Oh! Amico! God be with you, Kness. What do you want? Sì, ma Alessandro, è un problema mio, mi bufferava anche la mia oggi. Io adesso non mi buffera. Non capisco come mai, da cosa dipende. Mio padre vuole i soldi. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing, clear off. Boh, bimbo, che faccio? Paga tutto, altrimenti ti spacco il naso. Father says if you don't pay up, he'll come here himself and hammer those nails into your hairy ass. Che schifo. I'd like to see him try. Fuck off, you bastard, or your old man will be pulling those nails out of you. I debiti vanno onorati. I know things are. Wife ran off. Tua moglie è scappata. L'altro costa un occhio. No wonder you're short of coin. But a debt's a debt. I can't leave here without something. You son of a whore. How Minchia. Dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Oh. Oh, un attimo.
Fendente, attacco con arma lenta e potente. Gancio, pugni al volto, lente e potente. Stoccata. Diretto. Calcio. Aggancio l'avversario col tab. Blocca. Parata, solleva l'arma per difendersi. Avversario, questo indicatore mostra approssimativamente l'energia residua del tuo avversario. Le ferite rendono il nemico sempre più lento ad attaccare e a reagire. Prima di combattere potrebbe tentare di fuggire o arrendersi. Le tue ferite regolano icone che segnalano le ferite subite e il sanguinamento. Scegli direzione di attacco. Non puoi attaccare da una direzione evidenziata in grigio. Vigore, che è quel giallo. Consumerà, allora parando si consuma vigore, una volta esaurito non potrai più difenderti, sarai ferito. Anche se era d'attacchi prima, anche se era d'attacchi consuma vigore. Poi abbiamo anche l'energia, se non sarai abile a difenderti con la tua armatura, gli attacchi ti infliggeranno ferite. Ok, poi proviamo. Allora, destro attacchi leggeri, sinistro pesante, F calcio, aggancio l'avversario, blocca, non mi ricorderò mai. Oh, maia, leva. Oh, non lo sto pigliando, eh? Oh, l'ho preso bene questo. Sono stanco. Pollo l'ha preso, secco, aio! Buono, via! Aio, maledetto, mi sta massacrando. Oh. Qui bisogna andare di leggero. Aio, maledetto per le ginocchiate. Basta con queste ginocchiate! Com'era il calcio? No, niente. You had it coming, you pup. And your old man can fuck off too. Ma lo posso menare, sto maledetto di nuovo? È simile a Funor, come dice, simile a Funor, a Funor come attacco. Ah, ma io sono intontito pure. Quindi la missione è finita così. Prova a recuperare l'ascia, il martello e chiodi in un altro modo, e rubando. Intanto lasciate la puppo. E poi se la lasciata in testa e l'ammazzo direttamente, no? Poi chiodi. Cos'era? Lascia il martello e chiodi. Ora lui se ne accorgerà sicuramente. Io vado, faccio finta di andare via. Comunque sono ancora rintontito, eh. Sarà dentro casa il resto. Qui cosa mi dava qualcosa? È dentro lui. Vederci? What is it? Ma oh, non mi rompere le balle perché. Cioè, sarà bloccato leggermente. Posso mi vede lui, no? E ti rubo tutto. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one.
c'è niente, ma che minchia di casa abiti? Vuoto. Manco la peste ti viene a visitare, Teo. Ma guarda che schifo. Dice irruzione. Non c'è niente. Cosa vuoi fare irruzione qui? Non ha il grimaldello. Naturalmente se c'ha... Guarda, ti chiudo anche la porta, guarda. Comunque, complimenti per la casa, complimenti. Cioè, veramente... ma è chiuso. Il martello è per terra, non l'ho visto. Veramente? No, qui mi fa sedere, no. Non è il caso di sedersi. Faccio finta di fare il manichino. Il martello, dov'è il martello? Oh, il martello, maledetto te! No, fa culo, vieni. Sono uscito, no, rompermi le balle. Martello non l'ho visto io adesso, ma era in casa? Lavati. Oh, bello pulito. Così le mie impronte digitali sono sparite. Macchie di sangue sono sparite, tutto. Ah, via, vado a curarmi da mia madre. Meno male che c'è la mamma. Nell'altra stanza, va bene, ci ritorno, tanto mi ha già sgamato. Andiamo anche a piangere dal papi prima. Papi mi ha picchiato! Col moccio al naso. Ma no. Vabbè, ti do quello che c'ho. About time. Have you got everything I wanted? No. Mi sono azzuffato con quel briavone del cavolo. He fought me instead. That bastard. You don't look too bad though. Did you get the better of him? Quasi. But he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. Capitan Findus. Ah, me la vedo io con lui. Spacco la noce del capocollo. Well, you're a man now, and a man has to earn respect. Now give that drunken sot what's coming to him. But watch out, he's no stranger to a fight. And whatever you do, don't tell your mother. Essendo un beone anestetizzato, non sente più niente, quindi anche se lo meno. Allora, andate a piangere dal papi, vado a piangere dalla mami. Poi complimenti per la casa, io facevo il tetto ancora più basso. Ma l'ho picchiato. Ma? Mi sono fatto male, non mettere di sanguinare. Peggio di 15 anni. Stop squealing like a baby and show me. E t'ho detto. Dammi bacino sulla bua. There you are, good as new. You ought hai to fatto learn niente. To do that yourself. Thanks, Ma. Mamma mia, però sei proprio bambacione. Va bene. Adesso io vado a vedere questo benedetto martello. E poi comunque rimangono i chiodi. Corri, corri. Corri, cavallo. Guarda, mi ha già beccato una volta, se mi ribecca magari mi fa una scenata, dov'è? È già in crisi in debito di ossigeno lui. Lei no. Rapido.
eccolo qua. È questo? Tanto non mi vede. Ma non me lo prende. Non me lo prende. Niente, o non è questo o non me lo prende. Andiamo di qua. Qui c'è un altro martello, ma non me li prende per me questi martelli qua. Se sono martelli, sembrano. Non c'era. Io sono educato, chiudo. Io andrei fuori la lezione di schermo e poi ritornerei a vedere se riesco a menarlo. A questo punto, che mi sa mi conviene, così un po' le tutte cose. Scoperto carbonaio. Salve carbonaro. Hey Pip, do you want to learn something? Sì. Have you recovered from yesterday's great wound? Ma che oggi l'ho preso, eh? Except mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. Question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, andiamo. Ready to get stuck in? Andiamo. Yes. Spaccherò i culi di tutto in mondo. Wait on the ground by the sheepfold. Sì, ma mica con le spade vere, eh? Facciamo con le spade di legno, eh? Primo! Sei arrivato primo! Sei lento, sei lento! Guarda, voglio vedere le pecore! Via, 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 via! Show, 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 show! Ah, bellissime le pecore! Via, 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 via! Cascata, poverina! Ah no, non gli do più fastidio, si fanno male. Niente. Andiamo, ti muovi! What? Come uo, so io, che uo. Hey! Qui chi c'è? Posso aprire? Oh. Oh, bisognerebbe fare qua. Anzi, sei già scordato. So. Can we get started? Andiamo, dai, su. Trudy, ti seguo. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Allora. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Continua a muoverti. Oh. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Imposta la direzione del colpo con il mouse. Ah. Minchia, non ho preso niente. Lento però, eh? Quindi con il mouse si praticamente si cambia la guardia in poche parole.
Good. Questi sono attacchi pesanti, se non ho capito male. Ok, le stoccate dovrebbero essere quelle leggere. Ok. Ah, l'ho preso? Bello però, il combattimento così... Mi piacciono i combattimenti faticosi. I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Una parola. Per concatenare i colpi. Iniziano ad attaccare. Puoi cambiare. Premi. Allora, appena la spada impatta, bisogna premere il prossimo colpo. Quindi io posso fare così. Ma sì. E anche la rovescia però. Buono, anche più veloce però. Carino. Vabbè, è stanco, se ne va. Comunque ho mandato una lezione gratis. È buono. Show. Ah, scappano, sono prigionari. Bene, sono fatte meglio i cavalli, secondo me, perché questi qua. Andiamo. Allora, adesso noi dobbiamo... Compro un sacco di carbone, ma non penso di avere i soldi perché quell'altro non mi ha pagato. Compro la birra e recupero l'ascia, il martello e i chiodi. In un altro modo. Se io vado a combattere... Posso? Di combattere? Un bastone, anche con un bastone. Salve. Questo mi meno. Ma non ci vorrei già arrivare stanco. Se io ci riparlo, lo voglio menare. One beating wasn't enough for you. But you still owe my father. You'll get nothing from me. Tell that to your old man. I'm telling you, lay one finger on me and I'll have you thrown in jail. Ah, niente, quindi. Niente, per ora non si risolve. Il martello non riesco a trovarlo e anche se lo trovo che mancano anche i chiodi, non so dove sono, quindi. Pensavo di poter combattere più volte. Possiamo andare. Proviamo a comprare il carbone a questo punto. Vediamo se. Non so se ho soldi. Ce l'ho i soldi? Dov'è che mi segna i soldi? Non si sa. Vediamo se ce lo compra. Questo dovrebbe essere il carbonaro. How are you? Bene, bene, bene. Parliamo di affari. Scusa. Ah, così. Carbone 50. Aggiunge la cesta, dettagli, schede secondarie. Ho fatto. L'ho comprato o no? Aggiunge la cesta. Ne devo comprare 10 se non mi sbaglio. E per comprarlo sì, avrei già ha comprato.
questa è la roba che ho io. Non credo che l'abbia comprato. Acquista. Ne voglio 10. Ho comprato? Ah, quindi l'ho messo nella cesta. Visualizza cesta. Sono 20. Chiudi accordo, contratta. Ah, ecco come funziona. Non posso. Si vede che non ho l'abilità ancora per contrattare. Chiudi accordo, non possiedi denaro sufficiente. Pago 10, i miei fondi 0, ok. Praticamente ho 0 proprio. Quindi noi pensiamo averci qualcosa di meglio. Andiamo al castello, vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa con il castello. Almeno lì i soldi ci saranno. Me lo auguro. Se non c'era neanche il castello, facciamo tutti fagotto e ce ne andiamo. Ecco, sono già accorto, aspetta. Salve! Buongiorno. Posso passare? Non mi menate? Allora. Cos'è? Mi ho anche chiesto. Non hai soldi, no? I'm with you, Henry. Zero. How are you? Quel verme di come ci deve dei soldi, sennò che no, vabbè, quello allora che gli frega. O glielo dico. Ma io non me la volevo spiegare da solo, non mi piace a me andare a piangere alle guardie, non ci so, piangere al padre, piangere alla madre, vale, piangere alle guardie, che se è tutto un piange qua, come? We're forging a sword for Sir Radzig, and the Chamberlain has the crossguard in grip. Father had them engraved in Sassau. Right, they're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. Bene. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. And did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. Quindi lui è amico di questa guardia. Ok. Dato che è nostro amico, però allora gli posso anche dire del briaone maledetto. No. Sì. No, posso parlare con una alla volta e basta. Good health to you. Salve, questo non lo conosco. Same to you. What's new? Ah, eccomi. Things could be better. Kuna shows us money and he doesn't want to pay. A drunkard. It won't be easy wringing any coin out of him. What will you do? I don't know yet, but I have a feeling it won't go smoothly. Too right. Kunesh won't listen to anything but the whip. Mind you don't lose your teeth. God save life. Quindi, praticamente. What's new? Things could be better. Kunesh. Ah, ancora? Ma lui voleva uscire, basta. Drunkard. Won't be easy wringing any coin out of him. Ma che palle, basta. What will you do? I don't know yet. Se l'ha già capito. Too right. Kunesh won't listen to anything but the whip. Mind you don't lose your teeth. Ok. Sì, intendevo salve nel senso che me ne andavo. Va bene. Quindi ho notato una cosa, ho notato che praticamente lui lo conosce e si comporta in un modo, lui non lo conosce e si comporta in tutt'altro modo. È una figata perché solitamente nei GDR non è così. Magari anche gente che te ci hai fatto 20.000 missioni insieme si comporta come si comporta con tutti. Questa è una gran cosa. Alessandro raccoglie le patate. Sì, avete le patatine. Le piantine per vendere ci fai un po' di soldi. Poi quando vendi qualcosa cerca sempre di contrattare per prendere più soldi o comprare a meno soldi, ok.
Tanto andiamo dal nostro padre, gli diamo la spada. Molto interessante questa cosa del comportamento diverso, che io, è la prima volta in tutti i GDR che ho fatto che lo vedo. Quindi grande rivoluzione secondo me su questo fatto qui. Le cose che mi hai chiesto. About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. Ah no, ok, sempre il biavone. Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. Ok. Quindi lui praticamente vuole il carbone per alimentare la forgia e... Ho capito. Ma io adesso non ho una spada. Che volendo nel momento la potrei anche utilizzare? No. Va bene. Quindi ci sono rimasti. Questo che non lo posso fare. Compra il sacco di carbone che non lo posso fare. Compra la birra alla taverna. Io ho sempre zero di soldi. Quindi facciamo queste piantine qua. Però dove sono le piantine, Alessandro? Che io non lo so. Quindi girottoliamo un po' alla ricerca di queste piantine. Non è un bel attrezzo questo. Via groppo! No, non ha funzionato, ok. Nei film funziona sempre. Le piantine. No, le margherite. Ah no, anche le margherite interessa. Camomilla. Bellina anche questa linguettina con la scritta, molto molto carina, cioè non ti aiuta e non è troppo invasiva. Dale, lo so bene. Le piantine, Alessandro, le piantine, le coltivi bene. Vai, via di camomilla. Appecorati. Le caratteristiche del giocatore sono determinate dalle statistiche, dalle abilità e dai talenti presenti nella scheda del giocatore P. Forza 1. Minchia. Tanto, dialogo 1, però mano a mano aumentano, perché io ho dialogato un pochino e ho aumentato un pochino. Harry sviluppa le proprie... Che fammi leggere, amore. Tacci tua. Va bene. Quanti bisogna prenderne, Alessandro? Milione? Ma se io rubassi, per esempio. Valeriana. Posso rubare? Tipo qua? Di chi è questo? Salve signori, posso rubare in casa? È permesso? No, stavo scherzando. Vedo che anche lei ha un'ascia. Potrei prendere la sua ascia, portarla a mio padre e dire che era del diavolo. Non posso interagire con queste persone, no. Minchia! Non sono raccoglibili questi, no? Perché sennò mi svengo a raccoglierli tutti. Bella anche questa cosa del vento, mi piace molto. Qui si può entrare? Fatemi dare un'occhiata. Se c'è qualcuno dentro. Dobbiamo, se facciamo i ladri lo dobbiamo fare seriamente. Ecco, c'è questa qua. May the Lord watch over you. Sì, signore. La casa delle galline.
Oh, io provo a entrare, lì è chiuso. Casa degli uccelletti. Allora signora, tutto bene? Che splendida della giornata, stia qui a prendere il sole. Una bella giornata, aspetta un po'. Sembra non esserci nessuno. Mi faccio io i soldi. Posso prendere l'ascia? Guarda, è bella questa. Ma rubo, ma se non c'ha nulla nessuno, cosa rubo? Grimaldello, qui ci vuole il grimaldello, mannaggia il grimaldello. Ma non c'hanno niente questi barboni. Grimaldella, che questa è chiusa. Posso rubare una falce, niente. Ma se siete tutti barboni, io cosa rubo? Come me la faccio? Come faccio i soldi? Tutti dei sudici barboni. Non ho più voglia di raccogliere. Di raccogliere camomilla io. Voglio rubare. Che poi, voglio dire, a chi si vendono poi? Anche quello è... Il carbonaro? Non credo che al carbonaro gli interessa. Qui c'è qualcosa di buono da rubare? C'è nessuno in casa? C'è qua lì che mi vede. Grimaldello. Vabbè, una gallina. Non posso prendere le galline. Qui c'è del letame. Salve. Capito, ma non mi fai rubare niente. Carote, se io ci faccio più carote. Pensavo ci fosse un'altra stanza. Salve. Qui mi stanno già guardando male. Io vado via. Dov'è? Di qua. Finiamo un altro po'. Sperando che basti. Però poi a chi lo vendo? Non penso che al carbonaro gli interessa. Parliamo là fuori, proviamo. Io voglio vendere. Ah sì, anche lui. Per vendere... Voglio vendere tutti. Poi abbiamo anche un po' di cibo vario che abbiamo rubato in casa nostra, quindi è nostro. Poi avevamo anche la valeriana. Ok.
familiar. Formaggio. Visualizza cesta. Allora, posso contattare? Can we do something about the price? Aye. Mazza che faccio. Allora, il tuo denaro 150. Contattare permette di ridurre il prezzo di acquisto se rivendere o se rivendere a somme maggiori. Seleziona la somma che sei disposto a spendere. Se io non so i valori delle cose o che desideri incassare, con WS, quindi confermo con E. Il mercante risponderà alla tua offerta. In caso di rifiuto, rilancerà con una controproposta e attenderà la tua reazione. Quindi, offerta del mercante 10, la tua offerta 2. Quindi, qui se io voglio comprare, tuo denaro, prezzo d'acquisto originale 20. La tua ultima offerta non accetta dal mercante. Ok, io qui se voglio, se io invece voglio allora, se il cursore non si sposta in nessuna delle direzioni, significa che tu al mercante non disponi di denaro sufficiente. Beh, cioè non posso offrire 10 se ho 4. Se deciderai di trascinare una contrattazione troppo a lungo, il mercante perderà progressivamente la pazienza fino a ritirarsi dall'affare. Bello anche questo, perché è realistico. Poi, puoi capire quanto sei vicino al punto di rottura sull'icona del mercante collocata sotto la barra. Più lo sfondo si colora d'oro, più la controparte è propensa a ritirarsi dalla teoria. Ok, quindi da qui, dalla specie di monetina con la faccia, si capisce se lui si sta rompendo le balle. Ogni turno di contrattazione concluso senza un accordo riduce la reputazione con l'interlocutore. Bellissimo, straordinario secondo me, sta così. Quindi lui mi dà, lui quanto mi dà? 11. Io vorrei da 14, se ho capito bene. Perché sto vendendo, quindi lui mi offrirebbe 11, se io capisco. Io voglio di più, giusto? Perché sto vendendo, non sto comprando. Io voglio 14, quindi in realtà non è che offro denaro. Tough luck. Ah, è conclusa così. Forse ho capito male io, eh. Torniamo all'affare, riproviamo. Allora, io voglio vendere. Ti vendo il formaggio come prima. A capirle bene queste cose qui, perché poi le mele sono abbastanza importanti. Valeriana. Camomilla. Panino me lo tengo se avessi fame. Il bendaggio me lo tengo perché molto probabilmente mi è utile. Quindi ho aggiunto già la cesta, no? Quindi visualizza cesta, c'è queste robe qua che sto vendendo. Io contratto, dice, mi dovrebbe dare 10 monete, però voglio contrattare. I'd like to discuss the price. Why not? Allora, io voglio 12. Mi dai 12? Però offri denaro, in realtà non è offri denaro. Are we agreed? I'd almost shake on that. Quasi d'accordo, ma che palle, ma per due monete. Vabbè, mi dà 11.
Io accetto perché non ho voglia di stare qui 3 ore. Quindi se ho capito funziona così. Quindi per una moneta siamo qui a contattare. Quindi adesso dovrei avere 11 monete. No. Io volevo semplicemente... Okay. Quindi adesso dovrei avere 11 monete. Bellino. Sembra complicato ma in realtà è semplice. Se uno ci prende un attimino la mano abbastanza presto. Io con 11 monete non so se posso prendere il carbone, però penso che potrei offrire praticamente la birra. Compro la birra alla taverna. A voi dico 11 monete, quanto costerà mai la birra alla taverna? Dov'è? È scoperta la taverna. Ah, salto pure. Anche poco sveglio, 0,2 monete. Perché l'aiutante, capito? He had to invade with his army of Tartars. Il personaggio sembra fatto. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their diets even. German counts. Traitor. Tedeschi. Siamo già arrivati ai tedeschi. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. La casina è d'accordo. Austrians. And nowadays not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your diet will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... Don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too well, Matthew. We should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for it? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But, doing some tears all day. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, how? Are you with us? Allora, questa molto probabilmente non so se ti farà scegliere, penso di sì. Quindi non posso farlo, ci sto d'accordo, ma in cambio dovete aiutarmi. Questi mi sembrano te rincoglioniti, nel senso, il classico branco di amici che ti mettono nei casini e poi vai a finire la gogna. Però potrei benissimo farlo, e però loro mi aiutano col briaone e lo pestano per me. Potrebbe essere una soluzione. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something.
What do you need? Kunesh owes money to father and doesn't want to pay. I tried talking to him, but he wouldn't listen. I need more than words to get coin out of him, and I can't handle it on my own. No problem. We'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to start. E poi la vernice non esisteva, quindi non puoi usare il termine riverniciare. Scusate, Could do with a bite to eat. Sì, aspettate, che c'ho già il fiatone. Cioè, non esisteva la vernice a questi tempi, ma come la rivernici la casa? Are you serious? Beh, cosa devo fare? Quindi devo discutere con loro. So are we doing this or not? Wait, we have to check that the coast is clear. Why? Deutsch is in the tavern. Because maybe he noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go and lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. I'll have to get something to eat. Allora, se mi date un coltello, la distraggo io. Non ci sono problemi. Bisogna mandare via la signorina. Salve. God. What do you want, lad? Suo marito sta male alla taverna, ha chiesto di lei. Sta arrivando l'ambulanza. I just went by the tavern. Potrebbe essere. Was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Vai, andata via. Vadi, vadi, signorina, vadi. Signorina, signora. Guarda che c'è uno dietro, occhi, occhi svegli. Vai, te l'hai fatta, Alessandro, questa? Poi gli hai detto no, non posso. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass! This is all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Dorcius! You bastards! What the fuck do you think you're doing? Eccolo. Hey Hans, can't you see? We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Comunque avete anche le mani piene di merda. Boss Hans! I'll take those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbizek? Hanging out with this proxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Fucker! I'll make you pay for that. Grazie, vi saluto. Ma io non volevo fare stiaffi col tedesco, ma ho menato il briaone, figure di tedesco. Oh, pusso io. Mergio siete io. Ah, questo c'ha il tronco in mano. O ha la mano a forma di tronco. La brutta malformazione della nascita. Ma perché stai a guardare? No, non riesco a pigliarlo. L'hai presa? Secca? L'hai presa secca? Io. Vedi che ti
spacco la testa. Nonno! Dai che mi riposo. Piglialo, piglialo se state, piglialo se state. Dai che è secco, dai che è secco, insistici. Ah no, non si può. Chi è? Ah, ecco. Ok, niente. Ce n'è un altro? Ah, che bei tempi, le scazzottate. Cane, vai ancora? Io ce n'ho, eh. Ho i pugni nelle mani. Spishek, what are you doing? We don't have to run. We on the right. Ah, yes. Sorry. It's just that's never. Ma sarà mia che vorrei anch'io, scusa, non sono in dubbio. Io me ne vado. Oh, via. Ha preso. Damn it, lads. What do you think you're playing at? Are you trying to get yourselves in trouble? Vabbè, si scherzava, dai. A non tollero che venga insultato il re, potrebbe essere un. The Deutsch was insulting King Wenceslas. He got what he deserved. So that's why. Deutsch isn't a bad fellow, but he should drop this nonsense about Sigismund before someone torches his house. So you don't mind that we. Don't gape like a stuffed squirrel. Do you take me for a German, lover? I serve my lord, and my lord serves the king, and that's Wenceslas. But what to do with you now? The Deutsch will make trouble if I let you off. So I won't go to jail? Ha! Who'd pay for your grub? You know what? The Deutsch got what he deserved. I'll go and have a word with your father and we'll straighten it out somehow. Now clear off before I change my mind. Va bene. A me tutto questo ambarità non mi interessava fondamentalmente, a me che mi frega del tedesco. Però adesso se mi danno una mano a fare quello che devo fare. Vederci, eh? Allora mi daranno una mano a fare quello che devo fare e finalmente non ne parliamo più. Bene? Che è questo? Questo commerciante, poi andremo anche da lui. Ortolano. No, però non mi dà più la birreria. Dove sono loro? Allora, compra la birra ancora. Compra il sacco di carbone. Incontrati quei ragazzi. Io ora mi vado a incontrare quei ragazzi. Anche se è il punto più lontano. A, dove è la B? Deve essere da dietro. Sì, qua da dietro. Insomma, ci siamo fatti una scazzottata, anche se a me non è che mi interessava. Complimenti per la casa, tutto tetto. È tutto tetto la casa. Ok, è un finire, non è neanche una casa. Qui qua, oh. Adesso dobbiamo menare un altro. Mica è finita. C'è da menare un altro ancora. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? Actually, he caught me. What? And how come you're here? He let me go. He's on our side. What? Are you pulling my pizzle? He doesn't like the Deutsch any more than we do. He said he'll fix it somehow. Great! Looks like your dawdling paid off. Dai. I need a hand with Kunesh. Avremo. Show me. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Baguettino. Ok, adesso andiamo a menare
Embrione. È quello lì, eh? Kadesh, get out here, you old goat. I've something to show you. Con calma, eh? Ma non ci caga neanche di striscio. Andiamo. Che sta da fa? Allora, vado a chiamare io. Oh, Brione! Damn! E poi? What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you're drunk. What's the matter? Come on! Te meno anche da solo, guarda. Questa volta l'ha presa come un pupazzetto. Enough! Enough! I give up! Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Oh, la chiave. Allora vado in casa. Apro il suo bauletto. Sicuramente c'è una cosa. Dov'era? No, un grimaldello. Oh, chiodi e martello. Perfetto. Grazie per la gentile collaborazione. All right, blacksmith boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last. Le auguro buona permanenza all'ospedale. Arrivederci. Mille peripezie. Carbone, prendiamoci il carbone. Un sacco, quindi uno. Basta uno di carbone. Allora, acquista. Carbone, quindi ne basta uno. Non so se uno è un sacco. Proviamo a contattare, vediamo cosa dice. I'd like to discuss the price. Io non so se uno è un sacco. 0.5. Dai, 0. Vabbè, per ora stiamo a calcolare anche queste cose qua. Since it's you. That's not enough. Allora, andate a prendersi dove. Dai. That's a sum I can live with. Ah, 10 ne devo prendere? Ah, ho capito. Quindi. Devo prendere altri 9. Accetta. Visualizza cesta. Contattiamo. Let's talk about the price. Sure, why not? Vediamo quanto me li fa tutti. Uh, 4.2, dai. Siamo di SFI, fammi a contatta sul prezzo. Satisfied? Well now a little more and we'll shake on it. Oddio, quanto rompi i maroni, dai! Fine, a reasonable sum. Vai, bravo. I'll have to get something to eat. Oh. Started to get hungry. La peripezia è durata ore per prendere 10 sacchi di carbone. Bella animata quella. E ancora non abbiamo fatto niente, ovviamente. Nonostante ci abbia questa bella grafica è anche molto fluido, eh. Intanto c'è qualche laghettino, ma. Venga, venghi padre, c'ho tutto. About time. Have you got everything I wanted? Kunish didn't want to pay, so I got no money for those things you sold him. But I took them in lieu of the debt.
took meaning he gave them to you, or took meaning stole? No, lo sono massacrato di cazzo. They're still ours. How can you steal something that's yours? Fair point. Give it to me then, and here's some money for the rest. Ok. Quindi adesso cos'è rimasto? La birreria. Andiamo a comprare la birra che ci si poteva andare anche prima. Non ci ho più pensato. Insomma, tutto sto casino cosa ci ho guadagnato? Niente. Ecco qui. Data. Could do with a bite to eat. Buonasera. Welcome, Henry. Vabbè, c'è anche il posto fuori. Può rubare? Ah, scusate. Non lo sapevo. Alle... Welcome, Henry. Sì. Hey, ah, non c'è il barista qua. Volevo un martini. Che è successo? Faccio questo effetto alle donne? Look where you're going! Io volevo una birra! Welcome, Henry! Vuoi una birra? I feel quite. God save, my lovely! You're looking well today! Oh già, ma è la sua ragazza! What brings you here? No, sono qui per te la prossima volta, vorrebbe la birra? What else could I expect from a village lout? Fidocchi di paese? What will it be then, ragamuffin? Ma che popoli c'è? Questa sarebbe la tua ragazza? Me voglio io? A pitcher as usual? Aye, bring me a cool one from the cellar. But of course. Antipatica, stronza. Here you are. Finanziamento è rotto, basta, non ti voglio più. It's a me today. You can pay. No, è inutile che fai la faccina. Via, via. Here you go. And this evening I'll have something more for you. Grazie per l'iscrizione. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. Grazie per l'iscrizione. You too. Oh, by the way, that shifty looking fellow was asking after you. Vanya. I suppose. He's a man who makes his coin rub against the nome, devo cambiare. I'll be happy when he's gone for good. But Lalla, ti ringrazio. What in heaven's name are you up to with him? He promised to teach devo me cambiare how to la scritta perché si legge male. What use will that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special. No, ne voglio sorpresa di via, via. Now what would that be? Your favorite, Sabir Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. No, finanziamento è rotto, basta, mi ha chiamato pezzente. I feel quite hungry. Barbone, basta. Finanziamento è rotto. What is it? Arrivederci, quanto ne trovo io. Ok, il gioco effetto salvataggio automatici in determinati momenti. Va bene. Quindi la birra per il padre l'abbiamo presa. Mazza che faccia sveglie, oh. Salve carbonaro. Il nostro padre
cosa che mi hai chiesto? About time. Have you got everything I wanted? Capitan Findus. Tutto a posto, vai, vai. The hilt and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sassau does for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damn if I know. Significa scemo chi legge. Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Fire up the forge. We'll put it all together. E sarebbe garbato a fare il fabbro nel medioevo. Sempre una cosa che mi ha attirato. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Sì, Capitan Findus. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. Vabbè, comunque ha ragione. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Assomiglia un po' a Snork, quello del film. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. C'era un Snork. I'll hear you. No, la faccio un po'. You slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Minchia, non si brucia? Good. Once more. Ma io mi metterei dei guantini, qualcosa. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Ok, Alessandro, buonanotte, grazie per la visita. Ti ringrazio. Iscrivetevi anche al canale di Alessandro, perché anche lui porta... Giochiamo spesso insieme, portiamo più o meno le stesse cose, però almeno potete vedere le cose anche da fatte in maniera diversa. Grazie Alessandro. Buonanotte. I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name.
How's it going? Give it here, and we'll put it all together. With you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Ne avrei già rubati io. Dì la verità. E l'avevo già presi io, perché li ho trovati io. Il vizio. Sono un po' cleptomane lì. Do you think we're short of nails? Ah, vale a riprenderli. Come porta chiedi a Teresa? Ma lei allora? Here are those nails you wanted. Thanks. So how's Bianca? She's fine. Abbiamo rotto il fidanzamento. You are? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. Ehi, mi sa che gli garbo. Mamma mia. Fine lass, eh? Sì, ma è giovane, cioè non è per te quella, It's time for the trial by fire. Un po' giovane per te. Bello. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, then. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Ora fa vedere che sa fare il palesincavo. No, non so. Ok, non so. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish. Siamo un film comunque, ragazzi. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Saisman? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Già pronta. Ce l'hai in mano? Tagliela. It's been an honor, Sir Isman. Have a safe journey to Sassa. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword,
and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Caio, Casini, all'orizzonte. Minchia. Minchia. Come si? No. Buono, da buono. Mamma mia. Porcaccio. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Vedi, se mi aveva insegnato un attimino. Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Isaac. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Mi sa che il padre non lo rivedremo più. Vada ad aiutare. Ma cazzo, no. Ecco. Magari sei andato via aiutarli, forse qualcosina. Dovevo entrare, ora non posso più entrare. E vieni, entra, vieni, entra. Poi vado lì, chiudo.
Vabbè ragazzi, io direi di concludere qui perché si è fatta una certa. Questo che vuole? Oh, buono, buono. Ma io alla aspetta un attimo, aiuto. Ma io volevo staccare. Vabbè. Che non. Aiuto. Come la metto la spada? Volevo staccare un attimo. Vabbè, non mi lascio neanche il tempo. Vabbè ragazzi, direi di concludere qua. Domani ci vediamo alle 17 con un'altra live. Ricordo che intanto se vi volete iscrivere su Twitch siete benvenuti. Io sono tutti i giorni, no, dal lunedì al sabato su Twitch alle 7, più il mercoledì. Oggi ho fatto un extra live perché è uscito questo gioco, quindi dovrei, diciamo, forse domani sera non la faccio live perché l'ho fatta oggi. Comunque solitamente il mercoledì e il venerdì faccio doppia live, quindi una live alle 17 e una live alle 9:30, quindi alle 21:30. Quindi comunque tutti i giorni alle 5, quello sempre. E poi posterò anche live su YouTube, quindi se poi vedete live su YouTube potete iscrivervi su Twitch o viceversa, anche su Twitch ci sono altri 250 gameplay. E quindi ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia, gioco bellissimo. Ancora devo vedere un po' le sfumature, perché in realtà il GDR lo fanno le sfumature. E in questo gioco qui mi sa che ci sono tante sfumature, perché ho già visto anche nei dialoghi comportamenti diversi a seconda se lui conosce o meno una persona. Questo è la prima volta che lo vedo in tutti i GDR che ho fatto, ed è una cosa che manca, perché comunque era frustrante che magari una persona reagisse sempre nello stesso modo qualunque cosa tu faccia o qualunque persona tu sia. Ti leva un po' di realismo. In questa maniera qui ti addentra ancora un po' di più ed è molto carino. E poi dovrebbe cambiare molto a seconda delle scelte che facciamo. Infatti, cioè, mio amico che lo sta giocando, Alessandro, sta giocando anche lui, ha già questa prima parte che all'inizio ha già fatto delle scelte diverse da quelle che ho fatto io, quindi interessante. Quindi ragazzi, vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 17 e niente, se volete iscrivervi io sono qua. Ci vediamo domani sera, ciao a tutti e grazie per la compagnia.